DG Photo Art. It's media. It's art. Allora, innanzitutto un saluto a tutti gli amici di DG Photo Art. Io mi chiamo Edda Cioffi, sono una psicologa, una preside e questo, diciamo, è il mio lavoro serio. Poi c'è la parte artistica, inizio la mia carriera come ballerina, poi adesso invece sono una presentatrice, sono una speaker radiofonica e annessa a tutte queste cose sono anche una scrittrice, perché collaboro con alcuni autori, tra cui Antonio Moccia, e sono una scrittrice di postfazioni e prefazioni di libri che hanno come temi sempre argomenti sociali, quali per l'appunto la violenza sulle donne. In realtà è un tema sicuramente delicato, centrale al giorno d'oggi, perché se ne parla tanto, perché esiste ancora, anche se viene trattato sempre il tema della violenza sulle donne, ma fondamentale anche parlare della violenza sull'uomo, perché è un tema che esiste e non se ne parla in virtù del maschilismo che c'è qui, diciamo, al sud. Detto questo, è una proposta fattami da uno scrittore, quindi ho colto l'occasione, anche perché sono una psicologa e in quanto tale sono sempre predisposta all'aiuto del prossimo e quindi anche di coloro che hanno bisogno, delle donne che hanno bisogno di essere aiutate, supportate, soprattutto nel mio caso psicologicamente. Ho collaborato anche in veste di docente, perché per alcuni progetti ho lavorato per altre associazioni che trattano sempre questo tema e che supportano le donne per quanto riguarda sportelli d'ascolto e associazioni come lo sportello Lilith, qui presente a San Giorgio a Cremano e anche a San Giuseppe Vesuviano. È un centro che aiuta tutte le donne, soprattutto quelle in difficoltà e coloro che soffrono proprio a causa delle persone che dovrebbero aiutarne, ma che in realtà sono i loro carnefici. In realtà non è che si fa poco, io penso che in realtà si faccia troppo. E questo non riguarda solamente il tema della violenza sulle donne, io penso che si faccia troppo, ma si faccia male. Esistono tante associazioni, tanti sportelli, tanto parlare, tanti libri maltrattati, tutte argomentazioni molto molto superficiali, un po' come accade nei disturbi alimentari, si parla di taluni argomenti non conoscendoli, non comprendendo che noi siamo esseri biopsicosociali, abbiamo una psiche dove anche il sociale influenza, l'essere anoressica, l'essere bulimica ha sicuramente un'influenza sociale, ma ha soprattutto un'influenza psichica e anche sistemico-familiare, cioè sono tante le componenti che rendono una persona malata o con una patologia. La stessa cosa per quanto riguarda la violenza sulle donne, avere uno sportello significa essere competenti dal punto di vista psicologico, ma a lavorare con uno psicologo devono essere anche altre persone competenti e che ne capiscano ad esempio gli aspetti giuridici, perché si attiva poi tutta una serie di burocrazie che se non sei una persona competente, se non lavori con professionisti, è difficile da attuare e quindi bisogna fare poco ma fatto almeno bene. Essere psicologo non è una professione bensì un'identità. Nel senso, io sono sempre psicologa perché sono psicologa in un approccio mentale, anche quando sono una speaker radiofonica, anche quando faccio dei reportage e quindi intervisto persone, molti mi chiamano giornalista, io non mi sono mai reputata una giornalista perché non lo sono, infatti premetto sempre di essere una psicologa, e anche le psicologhe effettivamente fanno le interviste in maniera diversa dai giornalisti, abbiamo un approccio molto più intimo e introspettivo nel porre le domande, ma anche noi siamo capaci di fare interviste strutturate, semistrutturate, comunque con una sorta di, diciamo, anche di struttura mentale che però mi porta sempre a essere psicologa. Quando non lo sono, magari, diciamo, non lo sono quando sono nell'arte scenica della danza, quando ballo lì sono molto meno psicologa, anche se anche in quel caso sono molto introspettiva, anche, diciamo, quando manifesto quelle comunque sono le mie doti di danzatrice, anche perché sono diplomata in danza, ho studiato 18 anni. Poi ho lasciato un po' stare perché a un certo punto nella vita bisogna fare una scelta, ho scelto di utilizzare molto più la parola rispetto che al corpo. Da poco ho effettuato un'intervista a un attore, che non sto qui a dire molto noto, e questa persona mi ha proprio detto che la mia immagine talvolta può essere sicuramente un pregio, ma al contempo è anche un'arma a doppio taglio, perché non consente alle persone di vedere quello che c'è oltre. Effettivamente questo è vero, anche perché le persone talvolta, anche a livello lavorativo, mi chiamano soprattutto per l'immagine, mi pagano
soprattutto per l'immagine, anche perché io sono molto greca, cioè io credo in quello che dicevano i filosofi greci, cioè che la bellezza esteriore comunque proviene da anche una bellezza interiore, quindi bisogna creare una sinergia tra esterno e interno. Si suol dire mens sano in corpore sano, credo in questo, ma credo anche che esistono virtù che rendono bella una persona, come il carisma. Esistono tante donne belle che però senza carisma hanno una bellezza vana e che non attrae, soprattutto non rimane nella mente. Quindi penso che carisma, intelligenza e l'immagine, insieme tutti questi elementi, fanno la differenza, perché sono proprio un connubio, che sono molto più dell'immagine. Poi sicuramente l'immagine aiuta, l'immagine mi ha fatto lavorare tanto, quindi io devo ringraziare Madre Natura e anche la mia buona volontà, anche perché l'immagine va curata, va tenuta, anche quella con intelligenza. Però poi ho deciso di studiare, non a caso sono diventato un dottore, sono un docente, quindi comunque un po' di intelletto poi l'ho utilizzato. Assolutamente penso che l'essere vincenti nasca dal connubio di entrambe le cose, immagine e intelletto. E poi sono una narcisa e, come tutti i narcisi, amiamo l'immagine e ci innamoriamo di noi stessi. Allora, io penso che ci sia molta ipocrisia, anche perché diciamo l'immagine è una dote che, se c'è, va sfruttata, però va sfruttata in maniera moderata e con intelligenza. Significa che se io sono una bella ragazza non devo sicuramente fermarmi a quello, ma devo saper sfruttare quelle che sono le mie risorse. Questo fa parte dell'essere proattivi, fa parte dell'essere reattivi, resilienti. Significa saper fronteggiare ed avere consapevolezza. Io penso che ci sia anche molta ipocrisia nel parlare, nel dire che le persone, le ragazze di oggi non sono umili. L'umiltà è un termine che va spiegato. L'umiltà non è non riconoscere le proprie potenzialità, bensì essere consapevoli delle proprie risorse, ma anche dei propri difetti, ma soprattutto delle proprie risorse, perché è da quelle risorse che io diciamo posso crescere, posso riattivare tutte le mie risorse interne e sfruttare anche da un punto di vista diciamo lavorativo. Questo significa che le polemiche fatte dalle persone riguardo all'eccessiva immagine utilizzata siano molto molto ipocrite. Penso che la bellezza attragga le persone in generale. Lo stesso Freud, la bellezza che però è anche annessa all'erotismo, all'essere anche sensuali, anche perché il buon Freud, quindi una persona che ha utilizzato il suo intelletto, non a caso oggi è ricordato dato come il padre della psicoanalisi, diceva il sesso vende, non a caso ha scritto una serie di libri che parlavano addirittura di sessualità infantile. Questo significa che le donne di oggi hanno capito molto, diciamo hanno capito come tra virgolette vendersi, utilizzato così il termine sembra brutto, ma vendere la propria immagine, però se fatto ovviamente deve essere fatto con una certa intelligenza e una certa preparazione, come tante donne di oggi dello spettacolo, come ad esempio Milly Carlucci, può essere una donna molto bella, lo è stata in giovane età, lo è tutt'oggi, è molto elegante, ha saputo sfruttare la sua bellezza e oggi è una presentatrice di livello molto elegante, quindi è anche dal forte carisma. Allora, è difficile perché io sono giurata, diciamo che faccio molte giurie, giurie canore perché diciamo lavoro a Radio Stereo 5, collaboro con questa radio e quindi per quanto riguarda il canto, anche se diciamo non essendo una cantante valuto soprattutto la presenza scenica in quel caso. Per quanto riguarda invece alle ragazze di oggi, le valuto perché faccio parte di tantissime giurie di concorsi di bellezza, come Ragazza Cinema Ok, Un Volto per Fotomodella, Miss Neapolis, quindi tanti concorsi. Vedo ragazze che non sono preparate. La preparazione non è la bellezza, non è il giorno prima andare a farsi trucco e parrucco. La preparazione è prima una preparazione mentale. Sono molto e troppo piccole alcune. Bisogna essere preparati per affrontare questo mondo, perché solo con la preparazione puoi comprendere che un mondo vano significa che può darti tutto e al contempo darti niente. È un po' un mondo borderline. È un mondo labile, è un mondo che comunque devi saperci stare dentro, e soprattutto i genitori devono fare da supporto genitoriale. Non significa che un genitore deve spronare la figlia da dietro, bensì deve accostarsi alla figlia, deve supportarla dicendole che accanto alla sua figlia, ma al contempo nei momenti in cui la cosa non va bene non succede niente, mentre invece vedo genitori molto molto diciamo esasperanti anche
accanto ai propri figli riguardo appunto l'argomento di diventare famosi. Vedo mamme che agghindano le figlie come se fossero delle donnone, magari hanno solamente 15 anni e queste 15 anni non vivono la vita di 15 anni da adolescenti quali sono. Se dovessi tornare indietro, io quando penso a questa cosa penso a tutte le proposte che mi sono state fatte durante il mio percorso di studio. Io mi sono laureata in tempi record, significa che io a 22 anni già ero laureata in psicologia, ma non per una particolare intelligenza, lo dico sempre, ma semplicemente perché amavo quello che facevo e lo facevo molto velocemente e nel migliore dei modi, e anche perché non amo aspettare e attendere, sono una persona abbastanza motoria, istintuale, quindi ho fatto tutto velocemente per questo. Cosa farei? Mi sono arrivate durante questo percorso delle proposte artistiche molto molto interessanti, anche canali nazionali e musical che mi avrebbero portato addirittura fuori Italia. Non ho colto l'occasione, non me ne sono mai pentita. Veramente, perché in realtà io mettendo sulla bilancia il diventare dottore, diventare docente e diventare una bravissima ballerina, tra le due cose avrei comunque preferito essere un dottore, perché mi ha dato una formazione proprio personale interiore diversa, e quindi diciamo che se però avessi accettato magari ora non sarei qui. Proprio dico a livello geografico, quindi qui in Italia magari sarei in un altro posto. Io essendo figlia unica ho paura della solitudine, perché i figli unici, io dico sempre, essere figlia unica, e questo è stato studiato anche dal punto di vista psicologico, le riviste scientifiche lo dicono, non può essere, è una patologia in sé il figlio unico, significa che il figlio unico è una persona che è abituata ad avere tutte le attenzioni su di sé. Questo non è una cosa positiva, perché tu quando sei figlio unico, poi quando esci nel mondo reale vuoi effettivamente tutte le attenzioni su di te, perché sei abituato a questo nella tua famiglia. Però cosa accade? Accade che poi ti nasce il timore dell'essere sola, e quindi ti attorni sempre di tante persone proprio per questo timore della solitudine. Chi mi conosce sa che io conosco tantissime persone, anche se poi effettivamente mi dono a loro molto molto difficilmente, cioè il donarmi significa essere veramente amica è molto difficile. Conosco però tantissime persone, tantissimi conoscenti, e alcuni li stimo davvero tanto. Ho solamente questo timore della solitudine, e ho timore della morte magari dei miei cari, quelli più stretti. Non ho altri timori, assolutamente. Anche perché sono abbastanza felice in questo momento della mia vita, perché sono appagata sia lavorativamente che emotivamente, quindi non ho altri timori al momento, anche perché dico al momento perché le cose, la vita è così, la crescita è così, la crescita è cambiamento, la vita cambia in continuazione, ci sono una serie di direttorie evolutive e magari domani potrei avere qualsiasi altra paura. Da un punto di vista lavorativo mi aspettano tante tante cose, tanti progetti. Lavoro sempre alla Radio Stereo 5, però c'è diciamo un altro progetto televisivo importante. Ci sono collaborazioni anche proprio come scrittrice che mi porteranno a presentare varie conferenze anche in veste di moderatrice di questi eventi. Ci sono anche delle collaborazioni giornalistiche per vari giornali, però essendo sempre psicologa e non giornalista, quando mi è stato offerto di diventare ad esempio caporedattrice di questi giornali, ho deciso di rifiutare, dicendo che avrei preferito semplicemente scrivere una rubrica di psicologia, perché è ciò che mi compete. Io cerco di fare solamente ciò che mi compete, non rubando il lavoro ad altre professioni, perché è giusto che sia così. Ognuno deve lavorare per ciò che ha studiato nella sua vita, ovviamente. Tante cose, tanti progetti, soprattutto io amo dire che lavoro avanti ma al contempo anche dietro, quindi anche varie organizzazioni di altri eventi, così da poter avere diciamo un'altra visione del mondo dello spettacolo, quindi diversi punti di vista, perché attraverso vari punti di vista, avendo una visione aerea di tutto ciò che è il mondo dello spettacolo, si può davvero diciamo diventare delle persone competenti. Okay. Un bacio a tutti gli amici di Digi Photo Art. Ciao!